Solo un minuto, sul giornale c'è un messaggio di una madre di un marinaio russo che scrive: nostro figlio Nikita si trovava sull'incrociatore Moskva, l'incrociatore affondato giorni fa, nella notte tra il 13 e il 14 aprile, e sulla lista dei dispersi non abbiamo ricevuto alcuna informazione, sottinteso dalla Marina russa. I contatti sono tutti bloccati, vi prego condividete, e alla fine lascio il numero. Ecco, questa circostanza tragica ricorda la tragedia del Kursk, ricordiamo 22 anni fa, il sommergibile nucleare della flotta del nord russa, nel quale trovarono la morte 118 marinai. Io ricordo perfettamente un filmato in cui una madre di uno di questi marinai chiedeva conto alle autorità russe, alle sue autorità quindi, di che fine avessero fatto. Ebbene, questa madre veniva sedata probabilmente da un paio di agenti dell'FSB. Allora mi chiedo se non sia la circolazione delle informazioni, in questo caso Telegram, e l'analisi successiva, quindi l'elaborazione culturale, il libero pensiero, la comunicazione tra i popoli, prima ancora che tra i loro governanti, la chiave per stabilire un ordine razionale nelle cose.